in Italia, incidente stradale, quindi questa per noi è l'occasione per invitare tutti all'utilizzo e al comportamento corretto durante la guida. La misericordia simulerà il soccorso a persona che ha subito un incidente stradale. Associazione locale Misericordia. Seguirà una dimostrazione promossa dalla Croce Rossa Italiana. Come ogni anno l'associazione ANTA, l'associazione nazionale tumori, sponsorizza la vendita delle stelle di Natale, il cui ricavato va al sostegno gratuito degli ammalati di tumori. L'associazione ANTA è l'unica associazione nazionale che assiste i malati di tumore gratuitamente a casa. Come ogni anno anche la nostra delegazione, la delegazione di Palagiano, è in piazza a sostenere questa iniziativa che va a sostegno di questi ammalati il cui bisogno è giornaliero e molto consistente. Quindi ci affidiamo molto alla sensibilità dei palagianesi e di tutta la nazione. Grazie. Possiamo individuare con le loro tute, le loro divise, uniformi di appartenenza. L'Associazione Nazionale Carabinieri veste un'uniforme rossa col pantalone blu, la Croce Rossa Italiana l'uniforme blu, anche se prossima mi informano dal passaggio da un'uniforme completamente rossa, tra cui possiamo notare già alcuni componenti che indossano una nuova uniforme. La Misericordia invece veste la loro uniforme da protezione civile, che è quella caratterizzata dall'arancio e dal blu. Il servizio emergenza radio veste l'uniforme giallo ad alta visibilità e blu. L'uniforme che indossano i volontari di protezione civile è anche per loro un dispositivo di protezione individuale, serve a garantire la loro sicurezza. Cittadinanza che all'interno di questo contesto, contestualmente alle dimostrazioni che si stanno realizzando, è possibile che per chiunque voglia iscriversi ad una futura lezione interattiva di manovre di sostituzione pediatrica per via aerea, lezione assolutamente gratuita per tutti, che sarà svolta sul territorio di Palagiano, in data da destinarsi al raggiungimento di un certo numero di iscritti. Quindi ripeto, quando devo andare in autobulare. Arrivati sul posto, controllano lo scenario e per prima cosa mettono in sicurezza sia la scena e controllano che nei mezzi ci sia qualche ferito. Allora ci avvisano che c'è gente incastrata. C'è gente incastrata nell'appunto, diamo a questo punto la chiamata per la prima ambulanza, l'ambulanza numero 1 ad arrivare sul posto. Attenzione, attenzione, ambulanza numero 1 da sala operativa. Comunica sala operativa. Serve soccorso, vostra presenza in piazza Vittorio Veneto, ripeto, portare ambulanza 1 in piazza Vittorio Veneto per incidente stradale. OK, ci dirigiamo sul posto. Nel frattempo la squadra pronto impiego provvede a mettere in sicurezza i mezzi, staccando i cavi della batteria. Attendiamo l'arrivo della prima ambulanza.
con la prima ambulanza che interviene sul posto. L'ambulanza è medicalizzata, quindi abbiamo un medico e un infermiere. Che si apprestano ad intervenire sullo scenario. Gentilmente, se potete fare spazio per far passare i soccorsi. A questo punto il medico controlla l'incolumità dei feriti che sono nelle autovetture. No, qui dovete venire, però il tram qui, no? Vengono apprestate le manovre di estricazione per poter uscire il ferito dall'auto e ci viene data comunicazione che abbiamo bisogno di un'altra ambulanza perché i feriti sono tre. Abbiamo un codice rosso per il paziente nella macchina, nell'appunto, è un politraumatizzato, mentre nel pulmino abbiamo un trauma cervicale e un trauma ad un arto superiore. Quindi allertiamo l'ambulanza numero 2 e l'ambulanza numero 3 ad intervenire sul posto. Attenzione ambulanza numero 2 da sala operativa. Avanti per la 2. Portarsi urgentemente in piazza Vittorio Veneto per soccorso sanitario a seguito di incidente stradale. Per ambulanza 2 si comunica codice giallo. E adesso viene imbragata sulla barella spinale. Ovviamente tutto avviene con la supervisione del medico che è responsabile in questo momento dello scenario dal punto di vista sanitario. Abbiamo estratto anche il secondo infortunato, mentre vediamo che il ferito più grave sta per essere caricato nell'ambulanza numero 1 che presto partirà per l'ospedale. Attenzione, sala operativa, l'ambulanza 1. Avanti ambulanza 1. Abbiamo recuperato il malcapitato, lo portiamo direttamente in ospedale. Ricevuto ambulanza 1. Giriamo d'acqua. Il medico sta valutando in questo momento la situazione del paziente mentre parte l'ambulanza di piano. Sono Lorenza Marchitelli, commissario del gruppo dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana di Palagiano. Questa mattina siamo in piazza insieme ad altre associazioni all'interno di una manifestazione denominata Giornata Internazionale del Volontariato
e siamo qui per portare il nostro contributo all'attenzione pubblica, un contributo di pubblica utilità. Infatti questa mattina il nostro compito sarà quello di avere fare delle dimostrazioni di pubblica utilità sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree in caso di soffocamento. Abbiamo i nostri istruttori che faranno queste dimostrazioni pubbliche, speriamo di avere molta visibilità, nel senso che speriamo che le famiglie siano attente a questo problema, che può rappresentare veramente uno strumento utilissimo, salvavita, perché all'interno delle nostre famiglie i bambini possono, ma anche gli adulti possono incorrere in questo problema, cioè un corpo estraneo che occlude le vie aeree, un boccone di pane, un pezzo di prosciutto, qualsiasi cosa, che possa, un giochino per quanto riguarda i bambini, possa occludere le vie aeree, noi dimostreremo, faremo vedere praticamente con l'ausilio di manichini come si disostruiscono le vie aeree, delle semplici manovre ma importanti da imparare per imparare a salvare un bambino dal soffocamento. Inoltre volevo avvertire tutti quanti che in questa occasione potremo prendere le iscrizioni per una futura lezione interattiva di manovre di disostruzione pediatrica, una lezione assolutamente gratuita che svolgeremo in data da destinarsi sul territorio di Palagiano, a cui le mamme, i papà, i nonni, gli zii, tutti quanti potranno iscriversi per imparare queste manovre attraverso gruppi di 10 persone con gli istruttori. Ripeto, è una lezione assolutamente gratuita, i moduli di iscrizione sono già pronti, nei prossimi giorni saranno anche disponibili presso la nostra sede in Corso Lenne numero 41. Da che ora? E noi siamo aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Fino a quando? Fino a che giorno sarà possibile iscriversi? Allora l'iscrizione è libera e non c'è una data di scadenza per l'iscrizione. Diciamo che la lezione sarà programmata nel momento in cui si raggiungerà un numero sostanzialmente sufficiente a poterla realizzare. Spero il numero più ampio possibile. La Croce Rossa che ci... Diamo la parola a Lorenzo. Oggi con tutte le altre associazioni abbiamo organizzato questa giornata dedicata alla prima giornata di dimostrazione di attrezzature e mezzi di tutte le associazioni di protezione civile di Palagiano. La nostra associazione sta qui esponendo tutte le attrezzature, il mezzo che abbiamo per far sì che anche i giovani si avvicinino a questa associazione, che rende un servizio alla comunità palagianese. Opereremo direttamente sui manichini. Buongiorno a tutti, questo è lo stand dell'associazione Servizio Emergenza Radio Cover di Palagiano. Potremo vedere il nostro allestimento. Questo è il gruppo elettrogeno con attrezzature da soccorso e apertura di mezzi a seguito di incidenti stradali. Quando viene utilizzata? Viene utilizzata per aprire auto a seguito di incidente stradale. Questa invece è un'unità mobile, polifunzionale, dove viene trasportata l'attrezzatura da soccorso, autobotti, motopompe. A seguire qui c'è uno stand dimostrativo del materiale informativo. Questa è una rivista gratuitamente offerta alla cittadinanza, dove sono indicati i comportamenti da adottare in casa. Si chiama Protezione Civile in Famiglia. Senti, se per caso qualcuno non fosse presente questa mattina e volesse questa rivista, possono venire presso la nostra associazione sita presso Lorenzo Massa a Palagiano, chiedere alla Polizia Municipale. Ci sono degli orari da rispettare per venire? L'associazione è ogni giorno dalle 3 alle 20. Invece questo è il carrello con torre faro, serve a illuminare le zone di soccorso e sulla quale vengono caricate anche le motopompe per il soccorso da alluvioni, su nubifragi. Che autonomia ha?
L'autonomia dipende ovviamente dal carburante, però noi siamo sempre muniti di riserva, però diciamo si può lavorare con 5-6 ore di un'autonomia ce le hanno. A seguire c'è il mezzo fuoristrada polifunzionale attrezzato con mezzo antincendio e di soccorso idrogeologico. Alcuni materiali da adoperare in caso di incidente stradale per dare indicazioni alle persone. Un esempio di montaggio tenda. All'interno delle tende vengono accolte le persone soccorse in caso di calamità. Quanti metri quadrati è? Questa è una 3x4. 12 metri quadrati. Questa è una motopompa 3000 litri al minuto, serve anche questa per soccorso in caso di alluvione, per pulire scantinati piuttosto che abitazioni. Munita anche di presa, di filtro di fondo. Buongiorno, sono il responsabile della Misericordia di Palagiano della Protezione Civile, mi chiamo Caputo Angelo. Noi abbiamo un gruppo di protezione civile dove a Palagiano facciamo varie attività, di cui per quanto riguarda l'antincendio A e B sul territorio, in più per quanto riguarda le alluvioni per rischio idrogeologico. Abbiamo delle attrezzature molto ma molto efficienti per questo compito. Adesso stiamo notando dei tubi di aspirazione per quanto riguarda delle motopompe molto ma molto alte. Poi ci sono dei paretti per illuminare quando in caso di distacco dell'energia elettrica con dei gruppi elettrogeni. Questo è un piccolo start per dare avviamento alla batteria, poi abbiamo questo è un T-port che serve per quando ci sono degli impantanamenti dei mezzi molto ma molto pesanti, tipo tir e del genere, questo serve per tirarli fuori. Poi abbiamo una motosega, delle varie motopompe per aspirazione dell'acqua, quella è una motopompa per aspirazione dell'acqua, mentre sulla nostra destra quello giallo è un gruppo elettrogeno che fa sia 220 che 380. Poi abbiamo delle pompe sommerse con una certa portata che aspirano 1000 litri al secondo. E poi abbiamo questa è la grande motopompa che abbiamo, che aspira una capacità di 3000 litri al minuto. Quanto viene utilizzato? Questa viene utilizzata soltanto nelle calamità un po' più grandi, quando c'è da aspirare delle cantine molto ma molto grandi o magari dei fiumi che giustamente stanno per fuori ondare, si aspira l'acqua per portarla da un'altra parte. Questo è un altro gruppo elettrogeno però che è compreso con una torre fari con 4 fari da 500 watt sopra. Questi sono dei flabelli che servono per spegnere i piccoli incendi che abbiamo nelle cunette, nelle dune piccoline. Niente, questo è tutto, noi siamo un gruppo di 10 ragazzi che siamo a servizio della popolazione per dare il nostro meglio. La vostra sede dov'è? La nostra sede è in via Trieste numero 8, qui a Palagiano. E noi oltre a fare protezione civile ovviamente facciamo anche il reparto sanitario, perché abbiamo due campi, sia sanitario. In che orari siete aperti? Noi siamo sempre aperti, H24, perché abbiamo anche una postazione qui del 118 a Palagiano, quindi facciamo dei turni e presidiamo qui la nostra postazione. Basta, questo è tutto. Della collettività, ecco. In questo momento la sorella Bruno ha in mano un lattante, o comunemente detto neonato, quindi è quell'individuo che ha da 0 a 12 mesi, quindi si è appena affacciato, no? Alla finestra della vita. Nell'ostruzione parziale, questo per quanto riguarda ovviamente il lattante, il bambino e l'adulto, possiamo solo stargli vicino e incoraggiarlo a tossire. La tosse è un meccanismo autonomo di difesa, di liberazione delle vie aeree. Nel momento in cui il lattante, in questo caso, non riesce più a tossire, cosa succede? Diventerà rapidamente cianotico, quindi cambierà il colore del viso. Possiamo fare delle piccole procedure, quali? Ora la sorella Bruno ci sta facendo vedere, innanzitutto ci aiutiamo, quindi ci mettiamo comodi e ci mettiamo seduti, adagerà il lattante, ok, sul braccio longitudinalmente, in questo modo, a pancia in giù. Vedete le gambine del lattante che abbracciano completamente il braccio del soccorritore. La gambina esterna
viene stretta tra il braccio del soccorritore e l'ascella. Questo qui è un punto di ancoraggio. In questo modo il lattante difficilmente, anzi è sicuro, non scivolerà dal braccio del soccorritore. Una volta acquisita questa posizione, procederemo con delle, ovviamente adagiandolo su un piano declive, quindi la testa deve essere sempre nella parte più bassa, quindi la testa in discesa, ok, rispetto alla parte inferiore del corpo. Procederemo con delle 5 pacche interscapolari, così come sta facendo vedere la sorella Bruno, con via di fuga verso l'esterno. Ovviamente non bisogna preoccuparsi dell'intensità delle pacche, anzi ci dobbiamo preoccupare di farle in modo efficace, quindi trascuriamo il pericolo, la paura di procurare degli ematomi, procurare di far sentire dolore al bambino e via dicendo. L'importante è che le pacche siano efficaci. L'efficacia è data dalla fuoriuscita del corpo estraneo. O se non, il corpo estraneo non riesce a uscire, alterniamo a queste pacche interscapolari 5 compressioni toraciche, ovviamente adagiando il bambino supino, sempre longitudinale, sul braccio opposto. Questo viene fatto ad oltranza. Cosa vuol dire ad oltranza? Fino sicuramente alla fuoriuscita del corpo estraneo, oppure fino a quando il lattante, nella peggiore delle ipotesi, perde coscienza. Se il lattante perde coscienza, si adagia su un piano rigido, possibilmente a terra, e si procederà con la rianimazione cardiopolmonare pediatrica. Questo per quanto riguarda il... Quindi ci troviamo tra gli 8 e i 10-11 anni. Nel bambino invece qual è la causa di un'ostruzione? Quale può essere la causa di un'ostruzione? Una festa di compleanno, un'ingestione dei, ad esempio, dei salumi. Il dottor Marco Spicciarini dice che il prosciutto si mangia dai 35 anni in su, proprio perché il prosciutto, anche negli adulti, provoca questo pericolo, quindi dei filamenti del salume stesso, specialmente di grasso, che vanno comunque ad intaccare le alte vie aeree e quindi a provocare un'ostruzione dapprima parziale e successivamente totale. Anche nel bambino c'è la differenza tra ostruzione parziale e ostruzione totale. Il bambino comincia a tossire, va bene, facciamo un esempio di una festa di compleanno, comincia a tossire, gli è andato qualche cosa di traverso. Che cosa sta facendo Antonio? Niente di che, la sta incoraggiando a tossire. È vicino, contatto fisico e contatto psicologico, il bambino si sente sicuro perché è un qualcuno che lo sta aiutando. Ad un certo punto il bambino comincia a non tossire più. Rispetto al lattante il bambino si porta le mani al collo, segno universale di ostruzione totale, le mani al collo. Il bambino non sta più respirando, di lì a poco perderà coscienza per arresto respiratorio. Cosa sta facendo ora Antonio? Anche nel bambino sta facendo, dando colpi interscapolari, sempre 5 colpi interscapolari con via di fuga verso l'esterno. Alterna nel bambino questi 5 colpi interscapolari con via di fuga verso l'esterno 5 compressioni sottodiaframmatiche, la manovra di Emilic. Ora ve lo farà vedere con il manichino. Ovviamente un bambino sicuramente ha una statura inferiore alla nostra, quindi noi diventiamo anche un po' bambini, quindi ci abbassiamo. Queste sono le 5 manovre di Emlich. Anche qui, per quanto tempo continuiamo? Ad oltranza. Dopo l'alternanza di 5 pacche interscapolari con via di fuga verso l'esterno e 5 compressioni sottodiaframmatiche, ci può essere o la fuoriuscita del corpo estraneo, che sia oggetto o che sia ad esempio cibo, quindi alimenti, oppure fino alla, nella peggiore delle ipotesi, anche in questo caso, la perdita di coscienza del bambino. Anche in questo caso il bambino perde coscienza, si adagia su un piano rigido, possibilmente a terra, e si procede anche in questo caso con la rianimazione cardiopolmonare di base in età pediatrica. Grazie a tutti e...
qui davanti viene applicata la parte dello stiglio a tasti fasti e non respira. Vai! Attenzione, attenzione, stava operativa da un'ambulanza. Chiudi, chiudi, dai! Dai che stai! Ricevuto, ricevuto.